Con la bici da corsa mi trovo qui dove ho vinto la gara Eliminator con la mountain bike. Oggi vi faccio vedere di giorno il giro del circuito della gara che ho vinto, ripeto, con la mountain bike, gara di Eliminator. Circuito cittadino ma notturno, quindi con molta difficoltà perché l'illuminazione era pari a zero. Ci provo con una mano solo, piano, senza cadere. Questa era la partenza. Questo è un bel vialone dove bisognava prendere velocità. Adesso curva a sinistra, da qui iniziava già a essere un po' difficoltoso perché non era illuminato. Questa impalcatura c'era anche il giorno della gara, curva sempre a sinistra. Vedete, la strada molto stretta, quindi come sbagli toccavi la spalla, sbagliavi una curva, una traiettoria, toccavi subito la spalla sullo spigolo di un palazzo. Ripeto, è tutto questo fatto di notte, vedete, illuminazione quasi zero, un faro ogni qualche metro. Questa era la curva, quella abbastanza brutta, si scendeva giù. Ovviamente con la velocità alta la difficoltà è maggiore. Questo era un punto dove si faceva la differenza, si entrava in questo arco, bella ripida la salita. Adesso sul video non è che rende tanto, comunque un bello strappo ripido. Fa un quadro un attimo dietro per vedere quanto è ripido. Qui bisognava spingere a tutta fino alla fine. Bel circuito, se il prossimo anno rifanno questo è abbastanza selettivo. Adesso curva a destra, subito a sinistra, destra, sinistra. Qui l'ho strusciato la spalla, l'ho strusciato una volta anche con questo altro spigolo. Qui rettilineo, si andava all'arrivo. Si ritorna alla piazza principale, sempre dritto. Questa è la piazza principale della partenza, sempre dritto, l'arrivo è qui. Andate a vedere il video, Eliminator XC Vetralla, la gara che ho vinto quest'estate. Questo è il circuito che ve l'ho fatto vedere, fatto con la bici da strada di giorno. Prossimi video li facciamo con qualche cosa di allenamento, qualche video di leggero allenamento. Oggi ho tirato fuori la Specialized Alex Sprint. D'inverno mi alleno con questa. Pollice in su sempre.